amici, sono Alessia e vi do il benvenuto sul canale di Kaleidoverse.it. Come state? Innanzitutto buon venerdì in questo forno. Si sa più che quanti gradi abbiamo raggiunto, ma va bene, ci pensiamo. Vi ricordo prima di iniziare, sempre giusto per di attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi nessun video. Se vi va, lasciate un like e un commento a questo video e condividete sempre questo video sui vostri social. Oh, chi c'è? Se sentite questo rumore bianco è il ventilatore puntato in faccia, perché sto morendo letteralmente. Ma ciancio alle bande, oggi parliamo di un film che, come dire, un po' mi coccola il cuore, che ho visto qualche giorno fa e che, devo dire la verità, mi ha piacevolmente sorpreso, perché non sono una grande fan della saga, però sai com'è, una roba che te sei vista da pischellina, un attimo dici oddio, stanno a fare una roba, cioè vabbè, non so se avete capito a cosa mi sto riferendo, ma l'avrete visto dall'anteprima del video. Oggi parleremo di Lightyear, la vera storia di Buzz. Lightyear, la vera storia di Buzz, è un film del 2022 diretto da Angus MacLean. È un film prodotto dalla Pixar Animation Studios che si ispira a, conoscerete perfettamente, il giocattolo di Toy Story Buzz Lightyear, che in realtà è un personaggio di un film, cioè il gioco che vediamo in Toy Story è proprio ispirato a questo film che andrete a vedere o che avete già visto, spero. Nel cast abbiamo Chris Evans, oddio, troppo bello, se Satana che si prende il mio corpo e lo fa su, Josh Brolin, Taika Waititi, un po' del cast della Marvel, fondamentalmente, Peter Sox, Uso Aduba, Keke Palmer e moltissimi altri. Il film è stato distribuito nelle sale italiane il 15 giugno 2022, mentre nelle sale americane il 17 giugno 2022. Il film, diciamo che ha avuto un'accoglienza piuttosto, come dire, non proprio scoppiettante come gli altri film della Pixar. Infatti è uno tra i peggiori a livello di guadagno, perché ovviamente il cinema fa riferimento ai soldi, no? Arte proprio povera. Io che parlo di cinema e ne parlo male. Però non è stato uno dei peggiori, appunto, a livello di incasso, almeno in esordio. La vera storia di Buzz parla proprio di questo film, che è appunto ispirato al giocattolo che vediamo in Toy Story, dove Buzz Lightyear, uno Space Ranger, in una missione rimane bloccato insieme alla sua compagna, la sua compagna di avventura ovviamente e collega e migliore amica anche, su questo pianeta lontano 4,2 milioni anni luce dalla Terra, e tra l'altro un pianeta ostile, e per tornare a casa praticamente butterà quasi tutta la sua vita. Ma vedremo che in queste questioni spazio-temporali, dove il tempo cambia in base a velocità, calcoli, plim plim plim, succederanno delle cose piuttosto interessanti, no? Attorno al nostro protagonista, ovviamente. Avrà come suo compagno di avventura principale questo gatto robotico, molto simpatico, devo dire la verità, e tanti amici collegati a suoi altri. Vabbè, casi, non me lo, cioè, se, me lo posso spoilerare. Non me lo posso spoilerare! Lightyear è un film adatto sia ai bambini, ma anche agli adulti, perché in effetti poi parla a quei bambini del 97 che hanno visto Toy Story, che ora appunto sono diventati più che adulti. È una storia quasi paragonabile a un film cinematografico classico, un film d'azione e non d'animazione, però in questo caso ovviamente è un film d'animazione. È bello perché è una storia plausibilissima, no? Come c'è stato Star Wars o Star Trek, c'è Buzz Lightyear, quindi è ben equilibrato su tutto questo aspetto. È un film che può piacere appunto ai bambini, ma può piacere anche agli adulti. Ha un inizio molto scoppiettante, che subito ti coinvolge nella storia, un, diciamo, secondo atto un po' più
lentino, a volte un po' si perde, un po' dice, ma sì, avremmo capito che dovremmo fare. Quindi in alcuni punti è appunto un po' tirato con delle soluzioni non visive, anzi, perché come la Pixar sappiamo fa dei capolavori ogni volta. Infatti, per quanto sia evidente che sia un film d'animazione, entri talmente tanto nella storia, talmente tanto che ti sembra quasi di vedere un film classico, normale, e non un film d'animazione. Nel terzo atto, quindi nell'ultima parte, abbiamo proprio una bella ripresa e il film si chiude in modo interessante ed è una coccola appunto proprio per tutti quelli che hanno seguito tutta la saga di Toy Story e immagino in particolar modo per i fan sia stato comunque un bel ritorno. Io ve lo consiglio, cioè se può fa, secondo me se può fa, potete andarlo a vedere, ve lo consiglio vivamente. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi ricordo che nell'info box trovate tutti i link per i nostri canali social Facebook, Instagram, TikTok, per il mio canale Instagram. Ci trovate sul sito www.kaleidoverse.it. Noi ci vediamo ogni venerdì alle ore 15 con una nuova recensione. Tra l'altro abbiamo superato i 100 iscritti, sono molto contenta e vado a bermi una birra per questa cosa. Noi ci vediamo settimana prossima qui alle ore 15. Vi ringrazio, vi inondo di bacini. E buon cinema!